Benvenuti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder Android. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi di una cosa che sicuramente tutti ci siamo almeno chiesti una volta da quando abbiamo il nostro cellulare Android. Io sto parlando per Android, cioè vi sarà capitato sicuramente di incontrare, più andate avanti ad usare il telefono, dei rallentamenti che a un certo punto iniziano a essere abbastanza fastidiosi. Almeno questo è quello che è capitato a me, che sta capitando in questi giorni a me, e per quello ho deciso di fare questo tutorial ragazzi, dove vi mostro tre applicazioni gratis, o comunque tutto quello che ci serve per noi è gratis, in modo da poter ripulire il vostro telefono, renderlo più veloce, più scattante e non necessariamente doverlo buttare via per poi andare a prenderne un altro. Allora ragazzi, non ci perdiamo in ciance inutili, li state vedendo, quello è il desktop del mio telefono in tempo reale. La prima applicazione ragazzi si chiama SD Mind, così come lo scrivo sarebbe Made. Innanzitutto è un'applicazione che è completamente gratuita e vi servirà ragazzi per ripulire dall'inizio alla fine tutti i file inutili nel vostro telefono. Quindi si preoccuperà di pulire la cache. La cache che cos'è? Sono dei file praticamente che il telefono memorizza e che servono per aprire più velocemente le applicazioni. Il problema è che se vi capita di disinstallare qualcosa, se vi capita di usare tanto il telefono, la cache si riempie e quindi lui deve andare a trovare questi file in mezzo a tanti altri file che magari non sta più usando, e questo vi rallenta notevolmente. Vi permetterà anche di andare a fare un'ottimizzazione del vostro database. Quindi ragazzi, non ci perdiamo in ciance e andiamo appunto a vedere la nostra applicazione. Eccolo qua, SD Mind al tuo servizio. Più facile di così non c'è ragazzi. Il primo bottone, resti di applicazione col fantasmino, andiamo a configurarla. Quindi clicchiamo su quella freccia che stava girando e ci appare il pop-up con scritto configurazione. Sono necessari alcuni passaggi prima che tu possa utilizzare SD Mind, per favore segui le istruzioni e completa l'installazione. Successivo, si richiede l'accesso all'archivio per funzionare, gli diamo l'accesso al nostro archivio del telefono, riuscito, infatti voi continuate con avanti. Archivio pubblico, è stato rilevato un archivio secondario, consenti di andare, e infatti l'archivio secondario è la scheda SD. 420 MB libri nella scheda SD sono veramente pochissimi, tra l'altro è bloccata la scheda, vediamo come mai non si può andare a sbloccarla. Ok, bisognava selezionare tutto, come avete visto sono entrato, ho fatto seleziona tutto e lui ha completamente accesso alla scheda SD. Aspettiamo che lui faccia i suoi lavori e come vedete ragazzi sta scansionando tutto il nostro telefono per vedere se ci sono dei file obsoleti. 15 elementi per me, io l'avevo fatto anche con un'altra cosa, quindi 4 MB 88, andiamo a ripulirli, confermiamo di pulirli, abbiamo eliminato un pochettino di file. Pulizia del sistema, che è quella che ci interessa di più ragazzi, che è quella che va proprio nel sistema a vedere se ci sono delle cose che potrebbero essere eliminate, ha tolto ragazzi 68 MB. Pulizia delle applicazioni, va a vedere invece se ci sono altre tracce lasciate nel nostro dispositivo da alcune applicazioni installate o disinstallate, perché magari noi non ce lo ricordiamo ma abbiamo disinstallato delle cose, mentre invece se clicchiamo su database andiamo ad ottimizzarlo, ma era a posto. Clicchiamo sul tasto verde scansiona per essere sicuri che sia andato tutto bene, lui va a riscansionare tutto e come vedete ci fa vedere tutto quello che sta pulendo. Attenzione, ancora qualche secondo, esegui ora ragazzi, 136 mega di roba pulita, che vi sembreranno pochi ma in realtà sono veramente veramente tantissimi. Poi c'è, cliccando in alto,
tutta una serie di menu, ma quello che a voi interessava io ve l'ho fatto vedere. Allora, vediamo di uscire adesso. No, autorizzazione, no, analizzazione, non mi ricordo come si esce. Come si esce? Usciamo noi in maniera un pochettino più cattiva da SD Made. Intanto togliamo Messenger, che non si sguinza via, non si sguinza via il Messenger. Facciamo sguinzarlo via con le dita. Abbiamo anche Woden aperto. Allora, la seconda applicazione, ragazzi, invece, che vi voglio far vedere, si chiama All in One Toolbox. Molto molto semplicissimo, ragazzi, una grafica bella fresca, bella moderna, ragazzi. Vi permetterà anche questo di ripulire e di velocizzare tutto il vostro sistema Android. Allora, già lo andiamo a vedere molto velocemente. Andiamo a cliccare ovviamente sopra l'icona di All in One Toolbox e dovrebbe già farci vedere. Adesso lui lo apre, come vedete lo va a caricare. Dovremmo già avere delle informazioni sul telefono già davanti. Qua ovviamente gli diamo l'header, lui può anche fare la compressione delle foto, ma non ci interessa. Gli consentiamo di accedere al sistema e, come vedete, ragazzi, già ci dice che abbiamo il 50%, il 54% di RAM utilizzata su 1 giga e 81, il 47% di ROM. Per chi non lo sa, la ROM è appunto quella scatola, chiamatela così, dove vanno salvati dei dati e ogni volta che viene spento il telefono si risvuota, e il 94% invece utilizzato dalla scheda SD. Come vedete, ragazzi, abbiamo sempre in alto a sinistra il menu, si può anche avere la versione Pro, ma a noi non serve, e andiamo subito a cliccare molto semplicemente uno dei tre tasti. Abbiamo Libera, che è il primo tasto che ci interessa, che è quello che va appunto a fare una scansione dettagliata del sistema. Come vedete, non c'è da preoccuparsi, tutto sotto controllo, ci ha pensato lo sviluppatore a prepararcelo, e ci dice che abbiamo addirittura 154 megabyte da pulire. Come vedete, 755 di cache, 13 di file temporanee, applicazioni obsolete addirittura, ma lui ci sconsiglia di eliminarle, 133 mega nei processi e poi tutte le altre cose. Andiamo a pulire molto velocemente, cioè il vortice del water sembra, guardate, guardate come va a pulire, ragazzi, clean, forte, 154 mega di spazio liberato. Adesso questo no, questo è quello per condividere, non ci interessa adesso farlo sapere a nessuno. Come vedete, qualcosa migliora nella RAM. Andiamo anche a cliccare il secondo bottone, ragazzi, che è quello più interessante se vi rallentano i giochi, che è proprio velocizza. Lui ha, come si dice, chiude le applicazioni che non stanno praticamente avendo senso che siano aperte adesso, che stanno rallentando il telefono, e andiamo a chiudere tutte le applicazioni inutili. Molte di queste noi non sappiamo neanche che si siano aperte, quindi, ragazzi, riguadagniamo ancora qualcosina. E come ultima opzione, come potete vedere, abbiamo il file manager, che è un appunto file manager che ci fa andare in tutto il nostro dispositivo. Beh, ragazzi, queste erano già due delle tre applicazioni che voglio farvi vedere, che mi sento di consigliare a voi per la pulizia e la velocizzazione del vostro dispositivo. Vi ricordo, prima di andare a vedere l'ultima delle tre, di lasciare un bel like se vi sta piacendo questo video dedicato alla sistemazione dei nostri telefoni, e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. L'ultima applicazione, ragazzi, si chiama History Eraser, molto molto interessante. Come vedete, l'icona è una gomma, eraser vuol dire cancellare in inglese, e dice, ma è un pochettino più profonda la cosa. Innanzitutto ci dice di cominciare, noi gli diamo start. Praticamente lui ci dice, ci sono delle cose nel nostro dispositivo che molti altri programmi di pulizia non fanno. Ad esempio, partono le pubblicità, purtroppo ce le dobbiamo sobbarcare se vogliamo programmi che funzionano, non ce ne frega niente, ce le andiamo pure a vedere, tanto questa 5 secondi e la chiudiamo molto velocemente, accettiamo la licenza di utilizzo ovviamente, e come vedete questa è la pagina principale di Eraser. Praticamente lui può anche andare a cancellare la cronologia del browser, a eliminare i messaggi che non ci interessano, a cancellare il registro chiamate, e può gestire le impostazioni delle applicazioni. Andiamo a chiudere anche qua, ragazzi, e come vedete lui sta già facendo vedere che ci sono ancora 17 MB di cache da pulire.
dovremmo cancellare le chiamate, non ci interessa. Non abbiamo cronologia ovviamente perché abbiamo già pulito con gli altri ragazzi, quindi l'unica cosa che posso farvi vedere adesso è appunto lo svuotamento della cache. Ha tolto ancora 7,84 MB, sempre in alto il solito menu a tendina, fa vedere registro chiamate, gli sms, gli sms, e vi fa vedere altri programmi inerenti alla famiglia di questi sviluppatori. Beh ragazzi, io spero che con queste applicazioni, ovviamente voi dovete scegliere la migliore che vi sembra adatta al vostro dispositivo, tutte e tre non ha molto senso avercele, spero che vi siano state utili e spero che il vostro telefono possa essere più veloce. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo domani in live o nel prossimo video. Un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale. Ciao!